Hola, buon pomeriggio a tutti qui da Radio Barza Italia, da Massimo Orgatti allo studio di Roma a Montesagro. Un buon pomeriggio a tutti in diretta Facebook su Radio Barza Italia, in diretta a YouTube su Radio Barza Italia, in diretta Twitch su Radio Barca Italia, in Twitter, chiocciolina Radio Barca Ita, con me per questa nuova puntata di Today c'è il nostro Giuseppe Ortu. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Max e buonasera a tutti. Allora, per gli ascoltatori fidati che ci seguono sempre, spieghiamo anche a loro, l'abbiamo fatto, la Giusy l'ha fatto l'altra volta, inizio settimana, che dal calcio fermo, Today andrà in onda da almeno 3 volte a settimana. Questa settimana un po' più particolare, dovuta a impegni di palinsesto, ma anche al fatto che ieri c'ho alla porta fatto questa importantissima conferenza stampa, per questo siamo andati in onda anche ieri. Comunque, orientativamente andremo in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi, today ci alterneremo noi alla conduzione con la Giusy, gli ospiti, i nostri opinionisti, Giuseppe, Sergio Leonetti e anche i ragazzi di Culers come Giuseppe Deserio e Fabio Cecchini. Insomma, avendo loro chiuso la trasmissione Culers, che è il prepartita, non essendoci più le partite, insomma, parteciperanno a Today per notizie e opinioni, appunto, strettamente della giornata o delle 48 ore che vedono il Barça produrre notizie, perché Giuseppe ne produce sempre tantissime. Non c'è dubbio, diciamo subito che non se la scamperanno, ci troveranno e ci vedranno in tutte le salse. Esattamente, per tutta la stase. Allora, il Barça ieri ci ha fatto penare, sudare, soffrire. Insomma, che altro aggettivo possiamo usare, Giuseppe? Barça. Una partita veramente molto tirata, molto difficile, iniziata bene e poi quasi compromessa all'inizio del terzo quarto, dove il Barça sostanzialmente ha subito un passivo enorme, ha rimesso in discussione una gara che nei primi due quarti e alla fine del primo tempo sembrava praticamente già vinta, già in cassaforte, semplicemente da gestire. Ci hanno voluto regalare un po' di suspense. Alla fine è andata bene, di 2 punti si è vinto e si è conquistata una finale importantissima. E quindi vedremo. Io l'avevo detto che la partita con Milano non sarebbe stata facile perché Milano veniva da una buona racha, come si dice in spagnolo, da un buon numero di gare consecutive ben giocate e vinte. E si è dimostrata così, più difficoltosa rispetto a quanti alcuni pensassero. Per fortuna, insomma. Si è vinto, questo è importante. Importantissimo, importantissimo, perché domani con questa finale contro uno squadrone, e Sarunas ha detto una cosa a fine partita incredibile: con questa difesa domani e domenica la perdiamo appena cominciamo a giocare. Quindi anche l'allenatore anche ha criticato l'atteggiamento dei suoi, perché come hai tu raccontato il Barça nel secondo quarto era andato. Io l'ho avuto la fortuna di vederla su DAZN Spagna e i commentatori spagnoli erano su di giri per questa cosa, e poi dopo cambiando credo anche io la tattica della partita, perché a un certo punto Sarunas ha dovuto mettere la miglior difesa. E lì ci siamo, abbiamo subito, cioè anche lì abbiamo subito, però abbiamo tenuto. Però ha costretto Sarunas a mettere la miglior difesa e quindi a tenere Pau fuori per quasi praticamente per due quarti. Pau è stato fuori, ha dovuto mettere Mirotic in alternanza. Più ovviamente giocava Mirotic, meglio era ovviamente. E poi non sappiamo l'infortunio di Calades, che Calades è Esatto, stato il migliore. quel problema non credo che recupererà perché insomma la finale è così vicino che da come uscito zoppicava e camminava a fatica, non sembrerebbe un infortunio che può essere recuperato in così breve tempo. E quello sarà un'assenza importante perché Calates, io un po' lo vedo come l'Iniesta della squadra del Che calcio. no?
Sì, esatto, ma poi ad un certo punto imprime così una velocità incredibile che un po' spariglia le carte. È stata anche ieri una perdita importante, per fortuna lo abbiamo perso solo nella parte finale della partita, però chiaramente ha creato anche preoccupazione all'interno della squadra e nei compagni. Nel terzo quarto ho visto un po' il Barça che avevamo visto contro lo Zenit, cioè molto, molto falloso nel senso di errori forzati al tiro. Ad un certo punto nel terzo quarto non entrava più nulla da tre, tutti prendevano il ferro e venivano fuori. Invece il Milano sembrava che avesse veramente la palla calamitata dal canestro, tiri da tre, anche ben oltre la linea dei 3 punti entravano come una meraviglia e lì ho avuto molta paura. Poi, per fortuna, nella parte finale il Barça ha ripreso a difendere bene, sono stati importanti alcuni rimbalzi che hanno permesso, soprattutto alla fine, nell'azione finale, hanno permesso quella ripartenza che ha portato al canestro dei 2 punti e quindi del sorpasso, perché fino a pochi secondi, un secondo e qualcosa, si era sull'82 pari e poi l'84-82, a quel punto lì rimanevano, mi sembra, 56 centesimi di secondo, e Milano non è riuscito a trovare il canestro del pari, e quindi si è vinto veramente sul filo di lana, ma una partita molto bella, ma anche veramente forse troppo sofferta. Veramente sì. Va bene, poi la riprendiamo e vediamo anche le immagini, sentiamo anche i protagonisti che hanno parlato ieri, dall'allenatore da Sarunas a credo anche a Brines, e appena entra anche Sergio Leonetti che stiamo aspettando, che anche lui ha visto la partita come noi. Però non ci dimentichiamo una cosa, stasera alle 21 c'è forse la partita più importante del calcio europeo, la finale di Champions, il Togli Pepe. forza, Esatto, togli forza. c'è il Pep del il CD del Pep, insomma, io cercavo di trovare una maglia che si abbinasse un po' più delle mie maglie del Barça a quella del CD per rendergli omaggio, una come dire, una vicinanza al Pep. Io non mi piacciono molto le squadre di Manchester e devo dire neanche la città. Poi tra Sergio ti raccontiamo un po', ci siamo stati 2 anni fa per la Champions. Però il Pep è il Pep, per lui insomma si fa anche questo, ecco. Però torniamo sulla conferenza stampa di ieri di Laporta, che ieri insomma con la Giusi abbiamo toccato i primi punti più importanti, che erano quelli di Messi, Koeman, della questione riguardante appunto l'economia, la finanza del club. C'è un passaggio, se Pietro ci può. Intanto no, prima voglio chiederti una cosa. Giorno dopo la conferenza, che ti sembra, che hai sentito, che fiuto hai di tutta di questa conferenza stampa di Laporta? Non ho delle sensazioni particolari. Io ho visto una porta comunque molto sicuro di sé e raggiante. Raggiante in certi capitoli e in certe discussioni e argomenti della conferenza stampa. E ritorno sul fatto che l'ho visto gongolante quando ha parlato di Guardiola. Ora, che fosse semplice affetto, o che lui veramente sotto sotto ci creda e ci speri, non lo so, però è chiaro che qualcosa sotto ci deve essere, nel senso che non sta prendendo tempo per altri allenatori, non sta prendendo tempo per arrivare a Flick che ha il contratto con la federazione, a Klopp che è sotto contratto con Liverpool e così via, tutti gli altri grandi allenatori che sono sotto contratto con la rispettiva squadra, eccetto Löw, che è l'unico che sostanzialmente è quasi libero.
Quindi alla fine perché prendere tempo? Perché dire a Koeman aspettiamo ancora 7-15 giorni e poi se non arriva il tecnico desiderato lo sarai tu, resterai tu. Questo attendere per chi? Va a finire che alla fine gira e rigira è solo Pep Guardiola. E quindi il fatto che lui voglia prendere tempo evidentemente pensa, spera che ci sia qualche argomento che lo possa convincere. Mi sembra anche strano che non abbia mai parlato con Guardiola e che questa idea bizzarra, tra virgolette, gli sia balenata così durante la notte. Se ha quell'idea, in qualche modo deve avere avuto qualche anche conversazione, qualche contatto in precedenza, perché non è che ti viene in mente così, ah sì, punto Guardiola, senza averlo mai neanche sentito, cioè non è una cosa che fai così. Perciò non lo so, lui deve avere qualche sensazione e ripeto, rivedendola anche a freddo, quei sorrisi proprio clamorosi quando si è parlato di Pep, non so, fanno presagire qualcosa. Lui evidentemente quell'idea ce l'ha, poi che questa si possa concretizzare o meno è un altro discorso. Sì, certo, Guardiola ieri, come dice Andrea Di Fabio, ha confermato che vuole rimanere al City. Ora, se ti chiedono a te allenatore del City, alla vigilia della finale più importante della storia del club, rimani o vai via? Secondo te lui che dice sì, vado via, così poi si guasta completamente l'ambiente e magari si rischia di perdere la partita? In ogni caso, che fosse serio o fosse così una risposta di circostanza, non poteva che dire, certo, rimango al City. Perciò quella frase lascia il tempo che trova. Sono d'accordo. Ecco Sergio che è arrivato anche in anticipo. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Ciao. Hola. Buon pomeriggio Sergio. Allora, per chiudere questa cosa, stavamo parlando, Sergio ha fatto un accenno al basket che poi con te riprendiamo, perché tu anche ieri hai visto la partita, hai sofferto quanto noi davanti alla TV. Stavamo parlando giorno dopo della conferenza stampa di Koeman e su questa cosa, perché ci è arrivato questo commento di Andrea Di Fabio che dice che Guardiola ha già detto ieri in conferenza stampa che non vuole che rimarrà al City, eccetera. Io vi posso assicurare che Pep Guardiola ha l'audit della situazione iperdrammatica delle finanze del Barça. Ce l'ha, gli è stato inviato. Come a dire, Pep, guarda in che condizioni hanno lasciato il club della tua vita. Io so per certo che alcuni consigli, come faceva con Johan Cruyff 20 anni fa, giù alla porta, sta facendo con Pep Guardiola. Alcuni consigli sportivi e probabilmente anche riguardanti l'allenatore, anche riguardanti alcuni acquisti, perché Andrea Di Fabio dopo ci scrive: rimane Koeman secondo me visto gli arrivi degli olandesi, ma l'arrivo degli olandesi non è chiaro che arrivano gli olandesi, io ho sempre più feedback che arriva Wijnaldum, ma non arriva De Bai se rimane Koeman, e noi non sappiamo se la porta abbia chiesto a Pep, indipendentemente se Pep possa venire adesso nel 2022, non possa mai venire, se gli abbia chiesto Pep, ma tu che ne pensi? E lui gli può aver fatto il discorso che noi qui in Italia abbiamo ascoltato da Pep Guardiola quando è intervenuto a questa trasmissione sui social di Bobo Vieri, in cui ha detto: io ho cambiato il mio gioco quando sono andato al Bayern e quando sono andato al City. Perché l'ho cambiato? Intanto perché bisogna evolversi. Secondo perché vado in un altro paese che è la Spagna e mi devo adeguare agli indigeni che ho, no? E al tipo di gioco che si fa in quel paese, mantenendo sempre l'intelaiatura e le basi
del mio gioco gruffista. E poi ha detto una terza cosa importantissima. Ha detto, alla domanda di Cassano, che sarà matto ma non è scemo calcisticamente. Intanto facciamo entrare la Giussi. Giussi, direttamente dal centro vaccinale, Giussi Zaffiro. No, è saltato. Io ce l'ho, Giussi, sei in diretta. Giussi, sei in diretta. Aspetta, niente. È caduto Sergio. Incredibile. Vabbè, vediamo se eccolo, Sergio sta rientrando. Vediamo un po'. Ecco, Sergio, sei caduto tu, c'è la Giussi. Scusate. Ah, ecco. No, la Giussi vedo che si sta muovendo, c'è poco campo da quella parte. Vediamo se le backstab. E dicevo, la terza cosa importante, ha detto, io avevo sulla domanda Cassano, quel centrocampo, Xavi, Iniesta, detto, intanto quel centrocampo non è più ripetibile perché erano Xavi, Iniesta e Busquets che producevano, permettevano a me di fare quel gioco. E poi ha aggiunto, dove sono andato? Ho dovuto cambiare, verticalizzare di più e avere più un volante, come si dice in Sud America, cioè questo giocatore che entra nello spazio, che aggredisce lo spazio. Allora, noi non sappiamo se Peppe gli abbia detto al presidente, guarda che fai un affare con Wijnaldum, secondo me. Mentre con Depay abbia detto, attento perché Depay potrebbe tappare Ansu. Attento perché Ansu viene da un infortunio complicato, una stagione complicata, e ragazzo, psicologicamente, se non trova le sue certezze, rischia di perdersi. Se gli diamo un giocatore che gli occupa il posto, che gli fa concorrenza, il ragazzo rischia, se non è ben assistito mentalmente, di crollare. Queste sono cose importanti che nel calcio si sanno, si applicano. Quindi, come dico io, noi non sappiamo se abbia fatto questa cosa, però io sono io so per certo che sta parlando la porta, anche in questi termini. E chi non ce lo dice che Peppe viene a salvare il club della sua vita? Questo non lo possiamo, non lo possiamo escludere. Ecco Giussi. Ciao Giussi. Giussi, ma tu ci senti? Non ci senti. Non ci senti, Giussi? È il programma radio, dovrei fare. È fuori onda. Senti, Pietro, per cortesia, lo diciamo al regista, puoi scrivere in chat a Giussi dicendo che noi l'ascoltiamo, ma lei non ci ascolta. Per cortesia, vediamo un po', Giussi. Però vedi, mo gliel'hai detto. Sì. Niente. No, voglio dire che non è neanche da escludere un'altra cosa, che magari Pep quest'estate possa non arrivare, ma non è da escludere che stia iniziando a fare il mercato, tra virgolette, il mercato per il Barça, per la squadra che potrebbe anche allenare fra due stagioni. Certo. No, io su questo ormai ho la convinzione che c'è la possibilità del 2022 concreta. Adesso noi non sappiamo, potrebbe succedere come non potrebbe succedere. Il rapporto che c'è tra Joao Laporta e Pep Guardiola va fuori ogni tipo di logica calcistica. Cioè, faccio un esempio che mi è vicino perché ha le cronache, ma mi è vicino di Roma. Che succede nel calcio moderno? Che un allenatore come Simone Inzaghi vaccina dal suo presidente, si mettono d'accordo, si stringono la mano, torna a casa, squilla il cellulare, è Marotta dell'Inter, dice quanto ti ho offerto, lo dico 2-2, io ti offro 4-4. Che succede? Sì. Nella logica del mondo del calcio, Giuseppe, Sergio, che succede? Che Simone Inzaghi il giorno dopo chiama lo dito e dice guarda, io non ti firmo il contratto perché quello mi ha offerto di più. Esatto. Sappiamo benissimo che i contratti nel calcio sono
carta scritta e basta. Dopodiché bisogna ragionare su una cosa: stasera cosa succederà? Sai, certo. se il nostro Pep dovesse vincere la Champions, bisogna capire che motivazioni ha per ambire ai trofei l'anno prossimo con il Manchester. Certo, è un allenatore, un professionista, è salariato, quindi. Dopo c'è un'altra problematica, secondo me. Io non ho seguito bene la conferenza stampa e queste cose qua ultimamente, sono stato impegnato in altre cose, ok. Però nel senso, bisogna capire cosa succederà con l'eventuale licenziamento di Kerman, perché si parlano di cifre altissime. Sai, se penso che Conte ha un salario di 12 milioni è stato liquidato con 7 milioni dall'Inter, si parla per Koeman di 13 milioni. Sono a Bianca, riapro la discoteca, ma sarà proibito ballare. Ricordiamoci, ciao. Si sente. Ricordiamoci anche il sacrificio che ha fatto Ronald Koeman per venire a Barcellona. Praticamente ha pagato di tasca sua la rescissione con la nazionale olandese. Sì, gli si ridà con gli interessi, però. Sì, appunto, ma ce lo possiamo permettere una cosa simile? No, appunto. No, ma infatti non bisogna... ci sono due cose. Secondo me... Pep, se vincesse stasera, lui vorrà probabilmente competere per chiudere il ciclo e il numero dei trofei di questa stagione, l'anno prossimo, giocandosi la Coppa del Mondo per club. A quel punto lì sì che avrebbe veramente chiuso il cerchio. E allora nel 22 potrebbe chiaramente venire. Lasciare quest'anno, io lo vedo, e per come conosco Pep, lasciare le cose a metà, Pep non lo fa, non lascia le cose a metà. Pep inizia alla e vuole arrivare alla Z. Non gli piace lasciare alla M, alla N. E secondo me non giocarsi la Coppa del Mondo per club è un lasciare la cosa a metà. Un progetto non finito. Quel progetto secondo me si chiuderà a dicembre prossimo con la Coppa del Mondo per club. A quel punto lì sì, vincendola o non vincendola avrà chiuso esattamente il cerchio e potrà ambire, pensare di cambiare aria. Esatto, e poi... sono d'accordissimo con Giuseppe, e poi faccio un altro accenno su una cosa. A me interessano le sezioni, se vuoi tanto lo sapete. Nelle sezioni ci sono stati diversi tagli. Penso a Baruffet, penso alla linea trozzale di Pasquale, ma anche al futsal, così. Allora, tu l'hai fatto perché nella conferenza stampa Guardiola l'ha detto praticamente anche per una riduzione salariale. Dopo tu mi fai una liquidazione di Koeman con 13 milioni, non ci stiamo, Sì, però capiamoci, Sergio, se io condivido tutto il ragionamento che ha fatto Giuseppe, lo condivido dalla prima parola che ha detto all'ultima, quindi aggiungo una cosa però, siccome siamo fuori dalla logica del calcio, se questa sera una grande vittoria, una grande gioia, ma lui ha letto l'audit, lui ha ricevuto la chiamata di Messi, a nome dei giocatori, dei senatori catalani e di Messi, se lui si sente, lui viene in barba a tutto, e a quel punto e ti dice pure, perché è fuori la logica del calcio, quanto mi puoi dare, Gian, quanto mi puoi dare? 4? Mi prendo 4. Sì, quello... Credi, il ragionamento che stavo facendo anch'io adesso. I 13 che devi dare sono il male minore, anzi è un investimento. È un investimento, certo. 13 milioni. Capiamoci, io sto parlando sempre fuori dalla logica del calcio. Capiamoci anche una cosa, per avallare quello che ha detto Giuseppe Ortu. Giuseppe Guardiola è una persona che fa i contratti di anno in anno e ovviamente, siccome dà la sua parola oltre che la sua firma, a differenza delle logiche del calcio, come per esempio Inzaghi, che la logica del calcio è io do la parola, ma poi dopo me la rimangio se qualcuno mi offre di più, Pepe dà la parola
è quella, quindi anche per me è praticamente impossibile, però il rapporto tra lui e ecco, giusti, ci senti? No, non riesce a sentire, non c'è. Giusti, ci senti? No, non riesce, non ci può sentire perché la connessione è troppo bassa. E quindi ripeto, non è impossibile, però va fuori le logiche del calcio, dobbiamo solo aspettare. Da questo è vero, sono d'accordo con te. Guardiola, se ho guardato le cifre, anche come hai detto te, potrebbe chiedere alla porta, dire alla porta quanto mi puoi dare, 2 prendo 2, 4 prendo 4, che tanto non hanno problemi questi giocatori, potrebbe venire anche 0 il salario lì del primo anno. Dalla liquidazione a Koeman e siamo a posto. Non lo so, però se dovesse arrivare domani Pepe sarebbe la persona più felice sulla terra. Lo saremmo tutti. Prenoviamo tante cose e ha un occhio speciale verso il basso, verso la cantera, verso i giocatori che conosce anche, perché diamo la verità, conosce anche. Allora, io dico una cosa, tutto giusto quello che ho detto, me lo dico da solo, però l'unica cosa che mi fa vacillare è quel sorriso di Laporta quando si parlava di Guardiola, ed era un sorriso rivolto non al futuro ma rivolto al presente. Quel sorriso sornione di chi dice sì, tu parla, tanto le cose le so io. Quindi non lo so, quell'aspetto, quel sorriso mi farebbe pensare che forse il mio ragionamento, che è ineccepibile dal punto di vista logico, possa non essere così ineccepibile, perché magari lui sa qualcosa, ovviamente, che noi non sappiamo, ed era troppo contento, ecco, era troppo contento, troppo sorridente quando ha detto... È un sogno, ma a volte i sogni diventano realtà, come appunto se lui sapesse già qualcosa e chiaramente non lo potesse dire, ma aveva una voglia pazzesca quasi di dirla. Io abbinerei questo diciamo indizio che racconta Giuseppe Orto, lo abbinerei alle lacrime del post partita, perché tutti le abbinano quelle lacrime che lui parlava di Agüero, si stavano parlando di Agüero. Ma lui si commuove non per Agüero, si sta commuovendo perché ha vinto un titolo con questa squadra, con questo gruppo cui è molto attaccato, e uno piange non solo per la contentezza, piange anche perché è commosso dal fatto che gli potrebbe lasciare andare. Capito? Cioè, quindi non lo so, vediamo, noi dobbiamo aspettare, è fuori ogni tipo di logica, perché l'altra illogicità potrebbe essere la sconfitta del Manchester City, che io non mi auguro questa sera, ma guardate che anche la sconfitta potrebbe essere un colpo mortale, no? Perché non ci riesci, sono 5 anni, eccetera. E poi il secondo allenatore, Jaume Lillio, il secondo allenatore del Pep a Manchester, che è stato il suo mentore, è stato l'ultimo suo allenatore da quando giocava in Messico, questo allenatore se mi sembra asturiano, se non mi sbaglio, e se un domani lui dovesse dire, come ha fatto al Barça, il presidente gli chiede del City, facciamo finta, Peppe, ma chi tu te ne vai, io chi lascio, lui consiglierebbe questo signore qua, io questo ne sono sicurissimo, come fu fatto per Tito Villanova quando andò via dal Barça. Però, vabbè. C'è un'altra cosa, un'altra dichiarazione di Laporta, che ha detto che al di là del fatto che il club sarà risanato nel giro di 2 anni, però ha detto già dall'anno prossimo sono convinto che questa squadra vincerà e lotterà per tutti i titoli, e anche quello l'ha detto con una certezza, come se sapesse appunto qualcosa che non ci ha voluto dire, che potrebbe appunto ricollegarsi con un eventuale ritorno di Guardiola, quella sicurezza del fatto di poter lottare per tutti i titoli, e che ha detto io non sono un presidente
per le transizioni, non sono un presidente di transizione che avvalla le transizioni, quindi dall'anno prossimo riprenderemo a vincere. Non lo so, anche questo potrebbe sposarsi con un nome diverso da Koeman. Ecco. Una frase che ha usato anche Sarunas ieri sera nell'intervista, a fine partita: il Barça non è un club dove si può fare una stagione di transizione, ha detto Sarunas. Mm-hmm. Usato le parole di Laporta, il concetto di Laporta, e questo è molto importante, perché noi abbiamo vissuto nell'era Bartomeu negli ultimi anni delle incertezze, delle grandi incertezze. Quando io racconto sempre la storia che Pronti via 22 anni fa sono arrivato in Catalogna e mi dicevano a inizio, a chiunque fosse il presidente, chiunque fosse l'allenatore, chiunque fosse nella rosa, il socio del Barça dice: come empieza la temporada oggi, vamos a guagnar la Liga, Copa, Champions e Copa Catalunya. Poi tu la cominci così, poi vediamo quello che succede. Facciamo l'ultimo tentativo con Giussi. No, non ci può sentire. Giussi, non ci senti. Giussi, non ci senti. Pietro, scrivigli anche in chat. No, niente, via. Allora, noi ovviamente abbiamo riparlato anche della cosa, ma inevitabile, dell'allenatore di Guardiola. Però torniamo alla Superliga. Torniamo alla Superliga. Sentiamoci Joao Laporta che parla della Superliga e lo commentiamo. Vai Pietro, con la Superliga. El dia 20 de juny farem l'assemblea de compromissaris, que sabeu que és preceptiva perquè hem d'aprovar els comptes de l'any passat i el pressupost de l'exercici anterior. És preceptiu per llei. I allà ja tindrem més informació, perquè estarem a dia 20 i l'auditoria no s'atura. I estan sortint coses que doncs, haurem de resoldre. I coses, algunes, doncs, que en fi, que són algunes preocupants, altres doncs sorprenents i després doncs d'altres complicades però que tenen solució. En qualsevol cas, nosaltres serem transparents al màxim, perquè el que ens estem trobant doncs s'ha d'explicar, s'haurà d'explicar, però permeteu-me que us digui que han sortit als mitjans de comunicació segons quines notícies que s'apropen molt a la realitat, però que jo les comentaré quan tingui l'auditoria feta. Quan tingui l'auditoria feta és quan les comentaré a fons. Aquí tenim el vicepresident econòmic, l'Eduard Romeu, que està seguint puntualment tot el tema. I ens trobem en unes situacions, ja us dic, preocupants, algunes sorprenents, altres complicades, però té tot solució. El missatge és de paciència, optimisme i convicció de que serà la propera temporada, aquesta que començarem, la 21-22, en fi, una temporada exitosa. A més, engrescadora, perquè estic molt contenta com s'està treballant i la confecció dels equips serà d'aquelles que estic segur que agradarà als culers. Non era quella della Superlega questa qui, perché se mi sbaglio l'abbiamo passata ieri, quella della Superlega. Questa riguardava l'assemblea, il 20 riguardava la situazione, diciamo, economica, che poi si dovrà approvare il 20, e poi questo fatto della positività, no? Della positività del capire, insomma, che la stagione, un po' quello che dicevi anche tu, no, Giuseppe? Essere positivi, c'è qualcosa c'è qualcosa sotto. Andiamoci a sentire a questo punto anche l'ultimo, che dovrebbe essere quello sulle sezioni, così poi rispondiamo a Andrea Di Fabio che ci chiede una cosa sugli allenatori, e poi passiamo a parlare del basket e della partita del femminile di domani, perché poi c'è questa sfortuna: alle 20 va in onda la finale della Coppa della Reina delle ragazze, e alle 20:30 va in onda la finale di Eurolega. Insomma, domani sì. Stiamo rovinati. Siamo rovinati. Ecco.
Vai Pietro, l'ultimo. El bàsquet s'està treballant des de la Secretaria Tècnica, ja sabeu que aquí sí que vam dir que seria el, diguem, la secció que tindria aquesta singularitat. El secretari tècnic pensem doncs, que amb la figura del Navarro ens dona un impuls important en tots els àmbits, en tots els aspectes. A més, doncs, va ser capdalt i decisiva la figura del Navarro també perquè vingués el Pau Gasol, que a més també tenim dipositades moltes esperances amb ell per tal de que aquest cap de setmana a Colònia, a veure si, si aconseguim la tercera Eurolliga, que seria doncs, meravellós. Confiança plena amb els Sares, una persona que coneix perfectament la casa i que treballa doncs, la, la base, i bé, dipositades unes grans esperances en el bàsquet del, del Barça. Doncs el Pasquis, el Xavier Pasqual, el vaig posar jo com a entrenador al Barça i, el, i amb el David Barrufet l'he tingut com a jugador i vaig ser qui el va recol·locar en el seu moment quan li vam fer el comiat dins del club. Ara, per raons tècniques esportives, pensem que havíem de canviar l'entrenador. Un entrenador que ens ho ha aconseguit tot, un entrenador que ho està fent molt bé i que segur que ja on vagi ho farà molt bé. Però permeteu-me que el nostre projecte doncs, tingui el nostre segell. I des del respecte que li tinc al Xavier Pasqual i l'estimació que li tinc, hem pensat que hem de donar un nou impuls i són temps de canvis i en aquest sentit doncs, hem decidit això. Només demano respecte per la decisió esportiva, evidentment respecte i agraïment pel Xavier Pasqual i en aquest sentit estic convençut de que anirà bé perquè tenim el recanvi, que ja sabeu que serà el Carlos Ortega, i pensem doncs, que això és el que hem de fer per donar un nou impuls a l'handbol. La posició del Barça sempre és la de diàleg. Diàleg amb la UEFA, diàleg amb les institucions, ja bé sigui FIFA, evidentment amb les lligues, amb la federació. Tinc una comunicació molt fluida amb el president de la Federació Espanyola, el Luis Rubiales, també amb el president de la Lliga de Futbol Professional, el senyor Tebas. Vaig parlar recentment amb Alexander Seferin i bé, nosaltres estem per obrir portes de diàleg. A vegades veig algunes reaccions que, bueno, que em fan doncs, pensar que entenen d'una altra manera el diàleg, però en qualsevol cas nosaltres el que sí que anem amb aquesta línia, de defensar els interessos del Futbol Club Barcelona i de fomentar i promoure el diàleg, perquè, mireu, sempre s'han trobat solucions en el món del futbol. Aquest tema sempre ha sigut un tema recurrent. El G14, me'n recordo, durant molts anys, que va planejar, finalment va acabar constituint-se la ECA, amb més participació dels clubs, en uns àmbits del futbol, calendari internacional, cessió de jugadors a les seleccions, l'assegurança en cas que es lesionessin quan els cedíem a les seleccions, tota una sèrie de punts que reivindicàvem els clubs, generalment són els clubs més potents perquè són els que cedim els jugadors a la selecció i teníem tota aquesta problemàtica del calendari internacional i els partits amistosos i tot això. Ara la problemàtica és una altra. Això ho vam resoldre bastant bé, i ara la problemàtica és una altra. Era qui la Superliga, era su questo blocco qui, vabbè, quello che abbiamo anche commentato lui chiede il dialogo e non accetta azioni di forza da parte della UEFA, quindi risponderà nelle sedi opportune. Allora, sulle sezioni, Sergio, è stato abbastanza chiaro. Ha detto, dice, vuole mettere il suo segno. È vero che a questi alcuni allenatori, ecco, la Giussi ha usato il video. Giussi, ma ci senti? Giussi, non ci sente. No. C'è il problema. Sentiamo lei, ma non sente noi. Vero, Giussi? Ecco, riprova a mettere il video. Giussi, ma tu ci senti? Max. Ci vedi almeno? Max. Ecco, Giussi, ecco. Mi sentite? Ci senti? Sì, noi ci siamo. Max, purtroppo non ho tanta connessione.
Lo stiamo vedendo che non hai tanta connessione. La cosa importante è che ti fai il vaccino. La cosa importante è che ti fai il vaccino, giusto? Max, io ti sento a scatti. Non possiamo tenere così. Sentiamo bene a te. Esattamente, dico, e la cosa importante è che fai il vaccino, giusto? Mi sentite? Sì. No, Pietro, toglila. È impossibile, dai. Dai, scrivigli in privato, dì che è impossibile perché noi non la sentiamo. Se noi la sentiamo, sentiamo tutti i rumori, però lei non ci sente. Allora, diciamo, Sergio, che la situazione è quella che vuole mettere il suo segno, e anche perché alcuni avevano dei stipendi anche abbastanza esosi. Ha annunciato il nuovo allenatore del Football Sala, che è Antonio Carlos Ortega, e poi tutta la storia dell'handball che abbiamo commentato. Palla a mano, sì, perdonami, della palla a mano, e poi appunto quello che abbiamo discusso di Barrufetta anche a inizio settimana. Secondo te è una cosa positiva, è legittima oppure è un errore? Ma certo, è una cosa legittima, perché il Barcellona, anche di pallamano, ha bisogno di un cambiamento. Già era un allenatore, Xavi Pasquale, che ho conosciuto, e è una persona adorabile, lo dico tranquillamente in radio perché ci ho parlato già diverse volte, e beh, tu lo sai benissimo quanto amo le sezioni, quante volte vado a vedere la sezione. Il fatto è, mancava sempre la ciliegina sulla torta, e forse questo è una motivazione in più per la squadra. Dopodiché sappiamo com'è andata, è stato proprio detto anche per a livello finanziario, per Barrufet e tutto. Il cambiamento ci sta, è giusto dare un impulso. L'anno prossimo ci saranno anche diversi cambiamenti. Oggi, per esempio, ha dato anche il suo addio al Barcellona, perché termina la carriera il capitano della squadra di pallamano, Raul Entrerrios. E sai, sono cose che nello sport succedono, ma in effetti anche Xavi Pasquale non è che abbia reclamato più di quel tanto la decisione presa. Sono cose che capitano. Ortega di sicuro è un allenatore che può portare nuove motivazioni, è un allenatore con esperienza, ha allenato quest'anno in Germania, ha allenato anche il Veszprém, portando nella Final Four di Colonia qualche anno fa, quindi è un allenatore sicuramente valido. E niente, poi c'è sempre il lato professionistico, quindi i giocatori si devono impegnare con qualsiasi persona che c'è, secondo me. Sì, sono d'accordo, no, Giuseppe, penso che come ragionamento che fa Sergio è giusto, e anche perché, voglio dire, sull'handball io mi trovo d'accordo, insomma, sulla palla a mano. Troppe cose per troppe sconfitte in troppi anni, e c'è bisogno di cambiare. Sulle altre, io penso che sul futsal, l'allenatore era un uomo di Bartomeu, questo lo possiamo dire, quindi anche questo è giusto che, voglio dire, io sullo sport system non trovo niente di scandaloso. E, una cosa però vorrei dire sul futsal: noi abbiamo vinto alla grande a Barcellona la Champions a ottobre, no? Quella rimandata del Covid. Ma da ottobre a oggi abbiamo fatto male, Sì, dal giorno dopo la Champions alla finale con lo Sport in Lisbona, la seconda, abbiamo fatto male, Abbiamo fatto male. Quindi, sì. È qualcosa che non andava. Ma l'hai citato te prima, quello che ha detto Salunas: l'anno di transizione non esiste. Quindi Barcellona è una di quelle società che deve vincere, e purtroppo non è andata come si voleva, e niente, il cambiamento anche in questo caso ci sta. Forse l'unico allenatore delle sezioni intoccabile, almeno per questa stagione, è proprio Sarunas, perché
un allenatore grintoso, no? Anche ieri, non so se siete riusciti a vedere qualche immagine della partita di basket, Sì, sono riuscito a vedere, è proprio un allenatore grintoso. Sembra, se poteva andare dentro lui negli ultimi 2 minuti, quando soprattutto Mirotic ha sbagliato 2 canestri da tre, li avrebbe ammazzati. era molto effervescente, diciamo. Esatto. Adesso torno a parlare un attimino della pallamano di Xavi Pasquale. 2 anni fa era alle finali di Colonia, ma anche l'anno scorso, proprio alla finale. Allora, 2 anni fa, nelle semifinali, gli ultimi 5 minuti è andato in crisi, no? Gridava di più in campo Victor Tomás, che era il capitano 2 anni fa, o nella finale contro il Kiel di quest'anno, giocata, come si dice, Sì. giocata a dicembre. Urlavano di più i giocatori che lui. A un certo momento sembrava proprio in panico, non riusciva più a coordinare. Invece un allenatore come Saunas ha una grinta, un mordente che ti urla nelle orecchie, ti urla nelle orecchie, quindi lo No, senti. quelli poi sono sport in cui la concentrazione deve stare al massimo, e l'allenatore, essendo a pochi passi da loro, riesce a tenere alta la concentrazione. Voglio dire, nel calcio uno può perdere la concentrazione la sinistra, mentre l'azione è sulla parte destra, è a 30 metri, 40 metri, la palla allontana. In questi sport tutti devono mantenere la stessa concentrazione, perché in una frazione di secondo l'azione può passare da una parte all'altra. Quindi su questo, tu, io mi ricordo che tu la dissi proprio quando terminò quella partita, questa cosa, Sergio, me la Beh, sì. ricordo. La partita di ieri dalla pallacanestro abbiamo visto proprio nel terzo quarto, un calo di concentrazione dove Milano ci ha dominato. Ok? E a un certo momento l'ho vista male. Dopodiché, bisogna essere sinceri, il quarto tempo è stato abbastanza equilibrato e Sono bisogna essere due. sinceri, siamo stati anche fortunati perché a pochi secondi da termine, se Milano avesse fatto il canestro, non so se avremmo pareggiato la partita per poi avere 5 minuti supplementari. Dopo, bravissimo anche Higgins a mettere dentro quel canestro nell'ultimo tiro praticamente disponibile e che ci ha portato alla vittoria. Dopo, anche lì, la pallacanestro abbiamo visto che è uno sport particolare, no? Perché mancavano 8 decimi, cos'è successo? Milano, avendo un timeout ancora a disposizione, è potuto partire a metà campo. Quindi è uno sport diverso. Nel No, volevo frattempo dire. sono arrivate le formazioni ufficiali delle due contendenti dalla finale Champions. Dici un po'. Sorpresa per quanto riguarda l'11 di Guardiola, perché ha fatto fuori Rodri e ha inserito Sterling. Quindi Oh. 4-3-3 per il City con Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias e Zinchenko, De Sì. Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Mahrez, Sterling e Foden. Invece il Chelsea di Tuchel gioca con il 3-4-1-2. Scusa. Mahrez a destra, Foden Sterling centrale. centrale, Foden sinistra, secondo l'indicazione adesso di come leggo la formazione. In Quindi realtà potrebbe essere Foden a destra, no, Mahrez a destra, Foden centrale, e Sterling a sinistra. secondo me vuole andare ad attaccare la parte di Azpilicueta. Sì. Attaccare quella parte lì, che Sì, certo. è un po' È quella un molto po' più probabile. piccola. E invece il Certo. Chelsea con il 3-4-3 con Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz e Timo Werner. Anche qui Timo Werner sarà il 9, Mount a sinistra e Havertz dovrebbe essere a destra.
Va bene, va bene, va bene. Se chiudiamo la vicenda del basket, io volevo aggiungere questa cosa con il ragionamento che faceva Sergio. Noi il terzo quarto potevamo crollare, Io l'ho vista veramente brutta, potevamo crollare anche psicologicamente. Lì arriva la bravura dell'allenatore. Siamo andati a meno 8, mica poco, ragazzi. Esattamente. E potevamo crollare, veramente potevamo crollare e andare anche oltre gli 8 punti di distanza. Il bravo allenatore a riportare la concentrazione, ma avendo anche una grande plantilla, una grande rosa, come diceva Giuseppe all'inizio della trasmissione, Sarunas si è messo a difendere, ha messo la sua miglior difesa, ha evitato i danni, è ritornato grazie a quelle grandi azioni di Calates a pari con l'Olimpia, e nel quarto quarto ha rimesso questa difesa incredibile con Bolmaro, con Mirotić, con il valenziano Clavet, e c'era Calates ancora in campo e non ricordo, forse era Higgins, alternava Higgins e l'altro Kuric, esattamente. E lì insomma ha limitato i danni, è stato molto bravo, ha fatto sfogare Messina e poi, però come diceva Giuseppe, questo ha limitato, che cosa è successo? Che ha costretto per esempio a tenere Pau e a Brines tutti due quarti in panchina. Sì. Perché poi i primi due quarti Pau ha fatto veramente la differenza. Sì. Lo vediamo, stava bene in campo, non è che soffriva. Anche a Brines, che è un giocatore molto talentuoso, magari gioca con alternanze, però stava bene. Però lì le questioni tattiche hanno costretto. È un uomo, Sarunas è anche un uomo che si assume le responsabilità. Dopo Sarunas è stato molto bravo. Sarunas è stato molto bravo negli ultimi 3 minuti perché abbiamo perso il migliore in campo, Calates. Certo. E ragazzi, la cosa importante è che ieri ha giocato più della metà del tempo quel ragazzo, Bolmaro. Dare fiducia a una semifinale così dura a quel ragazzo che non aveva mai giocato a questi livelli, anche se è stato già preso da una squadra dell'NBA, ma ci deve giocare ancora in NBA. Questo significa avere, la differenza con Koeman, avere molto coraggio e sapere quello che ti può dare quel giocatore lì. Saperlo quello che ti può dare. Bolmaro ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Mi è piaciuto molto quel ragazzo argentino, veramente forte. E domani vediamo, secondo me, speriamo di vincere ovviamente, ma secondo me Sarruda si metterà in campo una squadra molto furba, anche perché non avendo un giocatore come Calates che ti fa il gioco, è proprio un fenomeno, perché ieri ho potuto vedere la partita completamente. È quasi una farfalla perché veramente si muove, salta, è bello veramente da vedere da giocare. Dovrà trovare una soluzione a questa mancanza, e l'Efes non è l'ultima venuta, ma io sono molto fiducioso perché Sarunas, col mordente che ha e l'intelligenza tattica e tutto, riuscirà a mettere in campo la squadra nel migliore dei modi. Sono d'accordo. Allora, per chiudere col basket, che ci rimane da parlare del femminile, ci andiamo a sentire, mettiamo alla fine gli highlights della partita, ci andiamo a sentire le interviste a fine gara, dovrebbe essere allenatore di Sarunas e di Abrines. Vai Pietro con le interviste del basket. Abbiamo vivido partito pues bastante bene in prima parte, luego con muchos nervios, ¿no? Esto está claro, yo creo que ellos nos han sacado de algunas situaciones que nosotros teníamos previsto. Tenemos que ser muy, muy contentos por pasar esta,
esta ronda, pero sabiendo que tenemos que jugar mucho mejor en la final. Sí, yo creo que es muy importante el que l'equip ha demostrat avui, no? Després de tenir un tercer mal quart, com hem reaccionat, no? I com no hem tirat la tovallola i com hem lluitat i hem aconseguit retallar la diferència i posar-nos a part davant, tenir l'oportunitat de guanyar el partit com ho hem fet. Així que molt orgullós de l'equip, dels companys, i jo crec que diu molt, no? Diu molt de l'esperit i el caràcter de l'equip. Sí, la veritat és que sí. Hem patit molt, però bueno, ho hem aconseguit. I ara, bueno, és dos dies a preparar aquesta final que ens hem mereixut guanyar i bueno, no sé, no tinc paraules. Muy felices, creo que hemos hecho un grandísimo trabajo a pesar de tener ese bajón en el tercer cuarto, pero el equipo ha sabido sufrir y hemos encontrado nuestro camino en el último cuarto de ganar. Me quedo con eso, el trabajo no está hecho, hay muchas cosas por mejorar, pero seguimos con opciones de ganar y estamos un partido. Yo siempre digo, esto no va de mí, va del equipo. Siempre gracias al equipo, a los compañeros. He tenido tiempo de prepararme, de desconectar y de estar a la altura. Y es lo que dije que iba a estar. Así que, pero te digo, es todo para el equipo y el próximo partido que meta cero y ganemos, de eso se trata. I'm just so happy for this organization, for this team. My teammates especially, they played a great game. I'm just happy that I could step up in the right moment. I'm just very happy for the team, this organization, to be playing in a final, which hasn't been done in a long time. Vabbè, c'erano un po' tutti. Giusto, ti sei attivata? Ci senti? Credo che ci sia vaccino, ma non ce la fa. Ho fatto il vaccino, adesso ci sono qui, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Mi sentite? Sì. Adesso ti sentiamo perché ti hanno messo il 5G. Non lo sentiamo più. Esatto, il 5G, quindi mi sentite adesso. Sì, che ti sentiamo. Giussi, a Napoli vaccinano i ventenni. Sì, anche a Roma la settimana prossima. Vedi, noi siamo Vabbè, Giussi, tu ci stai sentendo, sì? No. Sì. Sì, ok, benissimo. L'importante è che ci senti. Ok, benissimo, ok. Adesso hai fatto il vaccino, se aspettate il quarto d'ora fatidico già l'hanno mandato via. No, Johnson & Johnson te mandano via. Ho aspettato 10 minuti. 10 minuti. Stai bene? Tutto bene? Perfettamente. Oh, fantastica questa cosa. Poi la Giussi arriva proprio nel momento in cui dobbiamo parlare del femminile, eh? Guarda caso, molto bene, molto bene. Allora, chiudiamo col basket. Chiudiamo col basket. C'erano le parole di Pau Gasol. Sergio, ma Giuseppe, avete visto che negli ultimi 3 minuti Pau stava dirigendo la squadra insieme a Sarunas? Sì. Io non lo so se lo sport ha le stesse immagini da zona Spagna. Da zona Spagna è inquadrato che praticamente Sarunas parlottavano e ti davano un po' di tra Sarunas. Ma Paolo, insomma. Paolo sappiamo che il giocatore è, che valore ha. L'esperienza. Paolo sarà un futuro allenatore. Speriamo. Va bene, allora, Giussi credo che sia in questo momento una fotografia, però sentiamo il sottofondo, ci dovrebbe sentire, ecco, ha ripreso a muoversi. E passiamo al femminile, domani ore 20. Si gioca la finale della Coppa dell'Arena a Madrid tra Levante e Football Club Barcellona. Ma perché domani alle 20, Giussi? Non si poteva giocare un po' più la settimana prossima? Max, diciamo che purtroppo la federazione spagnola è abile a mettere degli orari davvero da schifo. Io ti faccio un esempio: il Barcellona domani è impegnato alle 20 contro il Levante nella finale, quindi una partita importantissima,
e martedì, quindi 48 ore dopo, solo 48 ore dopo, deve tornare a Madrid per giocare con l'Atletico una partita che fu rinviata per Covid di campionato. E in tutto questo la squadra lunedì è ancora a Madrid perché deve ricevere una medaglia d'onore da parte dello Stato spagnolo, diciamo. Quindi è una partita che non verrà preparata, perché se giochi domenica sera, lunedì fai un po' di scarico, ma c'hai la premiazione di questa medaglia, martedì alle 5 sei in campo, è una cosa impossibile. Diciamo che fortunatamente il Barça il campionato l'ha vinto, però mette anche in pericolo le stesse giocatrici giocando 48 ore dopo soltanto. Quindi la federazione spagnola è proprio abile nel mettere degli orari orrendi, e poi purtroppo è anche in contemporanea un'altra partita importantissima, che è appunto la finale di Eurolega, quindi poteva a quel punto fare una sorta di cambiamento, di anticiparla anche alle 7, in modo tale che non coincidesse tutta la partita, alle 6:30 qualcosa si poteva pur fare, però purtroppo in Spagna, come sappiamo, l'organizzazione non è ottimale. Senti, ovviamente il Barça è favorito domani, non lo dobbiamo dire noi, no? Beh, diciamo che non dobbiamo dirlo, è un Barça che l'ha dimostrato anche in semifinale, vuole il triplete, sarebbe la prima squadra, non la prima squadra spagnola perché è stato fatto, ma probabilmente negli anni tipo 80, ma fu un triplete nazionale che comprendeva Supercoppa, Campionato e Coppa, quindi sarebbe il primo triplete con la Champions League, e il Barça potrebbe diventare, penso, il primo club a fare il triplete con maschile e col femminile, vorrebbe dire chiudere una stagione praticamente perfetta, che potrebbe essere ancora più perfetta vincendo tutte le partite di campionato. Però domani c'è un'opportunità d'oro, io sono sicura al 100% che il Barça scenderà in campo come è sceso per esempio in finale di Champions League. C'è un'assenza pesante, che è quella della Hansen, però abbiamo visto anche contro il Madrid, c'è Mariona, c'è Martens, quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, fortunatamente abbiamo tante alternative molto molto valide, quindi Barça stra favorito, e diciamo che sulla carta non dico che potrebbe arrivare una goleada, ma quasi, se vediamo anche i precedenti di campionato. Sergio? Sì? No, intervieni pure tu. Sì, no, Giuse ha già detto tutto, l'obiettivo è fare il triplete, la partita fra 48 ore, dopo la partita di Coppa certamente potrebbe essere un fastidio proprio per quello che ha detto Giusi, il pericolo delle giocatrici, e rovinare la classifica con lo zero di sconfitto, lo zero di pareggi. Bisogna giocare ormai le partite, domani mancherà anche Sandra Paños, almeno è andata in trasferta ma non ha ancora ricevuto l'alta medica, come si dice in Spagna. E bisogna, dopo tutte le partite, come sempre, bisogna giocarle, e quindi bisogna intervenire concentrati. La squadra femminile, sappiamo il valore che ha, sappiamo quello che può offrire, quindi non ho particolarmente timore di perdere la partita. Va bene, vabbè. Giuseppe, però, pure, come dice Giussi, sti cavolo dei spagnoli potrò organizzarsi meglio, perché veramente domani, cioè, non so come faremo, io lavoro, non so come farò. Ma sì, ma sono veramente molto, molto disorganizzati, e questo è non è l'unico caso, purtroppo. Giuseppe, esatto. Abbiamo visto veramente tante cose. Tante cose fatte male, sembra che veramente la mano destra non parli con la mano sinistra, è una cosa da anni 50, veramente anni 50, orribile, veramente orribile. Perdono sempre l'occasione per fare la cosa giusta. Non puoi raggruppare la finale di Eurolega con la finale del calcio femminile perché è sbagliato. Tra l'altro ci sono in campo le stesse squadre maschile e femminile nella pallacanestro e nel calcio femminile, lo stesso club, quindi comunque non è giusto. Diciamo che per quanto riguarda la pallacanestro, se ieri abbiamo
detto che la Eurosport trasmetteva la semifinale solo del Valta, solo in streaming, invece domani sarà sul satellite su Eurosport 2. Ah, buono, buono. Quindi è visibile. Beh, no, ma... sì. Sì, Giussi. No, sul femminile volevo aggiungere solo una cosa, perché non so quanto altro tempo posso stare qui. Praticamente sul calciomercato, perché noi abbiamo parlato del colpo Irene Paredes nelle scorse puntate, il difensore del PSG che torna in Spagna, sceglie il progetto del Barça, nonostante anche l'offerta del Real Madrid. E il Barça è anche vicino a un'altra giocatrice, Ingrid Engen del Wolfsburg, norvegese, come la Nance, classe 98, quindi 23 anni, giovanissima, che andrebbe a prendere il posto di Keira Mrawy, che sembra destinata al Real Madrid, almeno questo dicono i media spagnoli, e di Vicky Lusada, il capitano che probabilmente dopo il triplete tenterà, forse si parla anche di Arsenal, dove lei già giocato, quindi proverà magari un'altra esperienza dopo aver vinto tutto, lasciando spazio anche alle giovani. Quindi un calciomercato anche del femminile molto movimentato. Va bene, Giussi, noi ti lasciamo anche perché abbiamo terminato, non è che dobbiamo, anzi no, l'ultima cosa, vedrai la finale di Champions stasera? Sì? Vedrai? Sì. Ecco. Ovviamente non l'abbiamo capito. No, ho detto se non la riesco a vedere in TV, perché per adesso sono ancora qui bloccata a Pozzuoli, cioè scarico sul telefono, la vedo lì. Molto bene, molto bene. Ovviamente tutti per il Pep, mi raccomando. Assolutamente. Che oggi siamo ultras del Manchester City. E oggi siamo tutti citizens. Citizen, va bene perché, vai. Scusate, la squadra di Londra è stata promossa nel pomeriggio. Dopo diciamo una cosa sul calcio inglese. Va bene, Giussi, ci sentiamo nei prossimi giorni. Caro il nostro Sergio Lonetti, no, raccontiamo anche la nostra esperienza a Manchester, non è di certo una bellissima città, no? Allora, almeno a Manchester avevamo il sole ed è stato una bella giornata, perché la prima persona che avevo incontrato era il nostro amico Jaume Marquette, alias Jimmy Jam. Quindi è stata una cosa bella, è stato bello il giornata al pub, abbiamo vinto, quindi è andata bene. Peggio a circa 50-60 km di distanza, quando siamo andati a Liverpool, quello lo sappiamo. No, io volevo solamente accennare una cosa, ma sotto forma di battuta. Oggi c'è stata anche la finale della Championship, dove il Brentford, squadra di cui sono socio perché è il quartiere dove abita l'altro piccolo socio della mia famiglia, Elia, è stato promosso in Premier. Nel Brentford bisogna ricordare che gioca Sergi Canos, che tra il 2010 e il 2013 faceva parte della nostra cantera. Lui è nato nella città di Nules, nella provincia valenciana, ed era stato formato alcuni anni nel Barcellona. Dopo era passato al Liverpool, aveva disputato anche diverse partite tra Under 17 e Under 19 con la nazionale spagnola. Quindi un pizzico di blaugrana c'è stato anche a Brentford. C'è stato a Wembley oggi con la promozione del Brentford in Premier. Va bene, abbiamo fatto la nostra classica 1:10 di trasmissione. Al finale mandiamo sia le parole di Cortés, l'allenatore del Barça femminile in conferenza stampa, e poi gli highlights di ieri sera, questa partita al Cardio Palma. Insomma, abbiamo sofferto, io ho fatto un urlo, sono alzato sulla sedia. Anche Alberto, che si era un po' avvicinato al basket e che sentiva odor di argentino, come Bolmaro giocava quasi tutta la partita, se l'è gustato anche Alberto con me qui alla Pegna. E quindi insomma, vabbè, dai, domani sera sarà molto molto difficile, perché i turchi sono molto molto forti.
molto molto forti. Però insomma, come dice Sergio, bisogna essere ottimisti e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Sulle ragazze, insomma, io penso che vinceranno, perché hanno anche questa carica del triplete, e insomma speriamo che domani sia una bella nottata blaugrana con due belle coppe, che da quando è tornato il presidente Laporta si ricomincia a vincere le coppe internazionali. L'aria nuova, esattamente. Ah, scusate, no, perché poi dopo siamo anche scortesi. Andrea Di Fabio diceva: ho letto che Koeman, che se mandiamo via Koeman, dobbiamo dare un sacco di soldi, i soldi di Setién. L'abbiamo detto giovedì, Alberto l'ha raccontato. Se dovesse essere anche l'esonero di Valverde, scusate, di Koeman, la voce allenatori nel bilancio arriverebbe, supererà i 30 milioni tra tutte e tre. Quindi questo è fuori di ombra di dubbio. È per questo che Laporta ha detto: se non prendo l'allenatore che dico io, rimane Koeman perché è sotto contratto. Punto. Assolutamente. Tenendo in considerazione che è solo un anno lo devi tenere, non 10. Esattamente. Poi salutiamo Massimo Felici, che è membro, che abbiamo ospitato qui a Radio Barsi Italia, e che è membro dei Leones Italiani del Club Bilbao, la unica pegna riconosciuta dell'Atletic Club Bilbao, che salutiamo, che ci chiedeva se è confermato Koeman. No, Koeman al momento è confermato perché ha un contratto, ma se Laporta incontra il suo allenatore preferito, non sarà di certo Koeman l'allenatore della prossima stagione. Fabrizio Chirotto, salutiamo, della Pegna di Torino, che dice appunto che è fluido e fiducioso che faremo una buona stagione, e spera nel cambio dell'allenatore. Esattamente, è molto contento per il Kun Agüero, e fa il tifo anche lui stasera. Come oggi partirà dalla panchina. Questo è Pietro che fa il tifo per il City. Partirà dalla panchina, certo, Pepe giocherà col falso 9, come ha impostato il City quest'anno. Va bene ragazzi, penso che abbiamo detto tutto, andiamoci a gustare questa finale di Champions League. Noi ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, che dalla settimana prossima, per gran parte dell'estate, gli appuntamenti di Dudai sono lunedì sera, mercoledì sera e venerdì sera. Come ha detto Giuseppe, ci dovete sopportare in audio e in video, quindi voglio dire, vi aggiorniamo su tutto, ecco. Certo, ci sarà il calcio mercato, scusate, il basket mercato, immagino, il pallamano mercato, e quindi anche questo dovremmo, no Sergio, bisognerà informare i nostri ascoltatori di fede blaugrana, quindi preparatevi, perché sarà una lunga estate calda. La lunga lunga notte dell'ispettore Dibs, ma insomma è la lunga estate calda di Radio Barça Italia. Va bene, grazie Giuseppe Ortu. Grazie a te, grazie a tutti. Alla prossima. Ciao Sergio, grazie a te. Ciao, alla prossima. Speriamo bene di festeggiare, forza Barça. Ciao, Pisca. E forza City oggi. Sì, forza Pep, forza Pep, dai che Pep, ciao, buonanotte a tutti. Allora, il Llevant és un equip que no ens podem fiar tampoc del partit de Lliga, no? Crec que el partit de Lliga, l'últim precedent que tenim, vam fer un dels nostres millors partits, i aquell dia és cert que era el primer partit en públic al Johan, després de molt temps, i allò ens va donar un plus d'energia que vam imprimir un ritme de joc des del primer minut altíssim, i crec que vam fer un dels millors partits de l'any. Llavors tampoc podem agafar aquell de referent, sinó que hem de ser conscients que el Llevant és un equip que està on està la classificació, en tercera posició, a un punt de les segones classificades, per mèrits propis, perquè està fent una grandíssima temporada. És cert que té diferents opcions a nivell de model de joc, i que nosaltres estem preparats per aquestes diferents opcions que pugui plantejar el rival, però nosaltres sí que hem de seguir sent nosaltres mateixes. Hem d'intentar ser capaces de posar sobre el camp el nostre joc, i d'intentar, sobretot, una de les coses que l'altre dia no vam acabar de fer bé o podem millorar, a posar un ritme de joc molt i molt alt. Molt alt, perquè d'aquesta manera segurament que tindrem moltes opcions de guanyar. Per a mi, lo de favorito o no favorito lo dejaría aparcado. Lo que sí que sabemos es que queremos ganar este partido, queremos ganar este título, estamos trabajando para ello. Llevamos mucho tiempo, toda la temporada, preparando
partidos como este que vamos a jugar mañana, y tenemos muchas ganas que sean ya mañana a las 8 de la tarde para poder luchar o competir para conseguir este triplete. Pues me siento un privilegiado, ¿no?, de poder ser entrenador de este equipo, de estas grandísimas jugadoras que no solo son grandes dentro del campo con todo lo que vosotros veis cada partido, sinó que són grans també fora del camp. Doncs, a veure, arribem amb molt bones sensacions. La veritat és que la temporada està sent extraordinària, nivell d'entrenaments boníssim, la gent enxufadíssima, com ho estem demostrant. I al final sabem que davant tenim un rival molt complicat, sabem que tenen una davantera que marca molts de gols, per tant haurem de tenir molt en compte i tenir vigilàncies defensives, i segurament, doncs, ja et dic, és una final, és un partit únic i amb dos equips anirem a tope. Levante, ja hemos visto el gran año que está haciendo, las jugadoras que tiene, y yo creo que va a ser una final muy disputada y muy interesante de ver. Puede ser un día inolvidable y, por supuesto, se me sigue escapando una sonrisa pensando que conseguir otro título más con este club, y más que importe tanto que pueda ser un posible triplete, pues aún más. Calaitis keeps his dribble alive on the perimeter. Snaps a pass cross-court to Miletic. Miletic rattles home his first three of the night. Touch pass inside to Miletic. He runs into a double team. Good help defense from Shields that time. Miletic spins along the baseline, and a little floater is good. Just quality basketball, I said. Class in basketball shoes. Well, you mentioned, Martin, that he was your favorite to win the MVP award. He was an All-EuroLeague first team. Both teams have been man-to-man in the opening quarter here. Kalaitis spins out, finds Higgins spotting up, and Higgins knocks down the three. Good defense by Tarzewski. Yeah, very good defense on the perimeter by Tarzewski. This is a tough matchup for him. Courage. Nice pass inside to Gasol for the flush. Punter reading to find out where this man is. And Martin, he makes it look easy. It's a great feed, but you know, you love a nice, soft pair of hands in your big guy. Just throw it in there, and you can catch whatever you throw his way. He keeps it up. So Gasol moves it on to Courage. Good closeout by Datome. Courage in the lane and gets it to fall. That's a tough shot there. And yeah, he's the one that gets the least headlines. He plays more minutes than anybody else from Milan. He averages more. He's on the court almost perennially, and he plays everyone. At the moment, this is more methodical by Barcelona. They're just overpowering Milan. Higgins down the lane, and he converts. Scoop and score from Corey Higgins. Now Gasol has got Delaney in the low post. Mitsov comes over to help out. Oh, what a big three from Alex Abrina. Final seconds of the third quarter. Here's Smits going to try and make something happen. Shot clock running down. Calaitis, three, top of the key, and he drains it. Don't Nick Calaitis like in the death of the shot clock. And they shine. It is a thing of pleasure if you're a Barcelona fan right now. Nick Calaitis, don't do him like that. That's one that left his hand and felt like the best shot he'd ever seen. He just kept on going. Calaitis' runner is good. Amateur Panathinaikos back in 2011. He said 10 years anniversary is a pretty good one. Yeah. To come and get a second championship. His first season here with Barcelona. And Barcelona now, as the clock runs down, Higgins, if it goes, it'll win it! Me gusta! No, perfect. It is this great work by our producers who cut this highlight within seconds of it happening. Tonight's 7 days magic moment is two from Corey Higgins, which very well may win the game for Barcelona.